Ed eccoci allora dopo la chiusura della presentazione di Penta di Piovan Group, possiamo proseguire con le nostre presentazioni del pomeriggio. Rinnoviamo il nostro saluto e ringraziamento per essere presenti a questo Career Day in modalità on-air, in modalità virtuale nel 2020, ai referenti dell'azienda A-Cube. Abbiamo qui nello specifico Alessandro Pagani e Antonino Caccamo, grazie di nuovo per questa presenza. Rinnovo intanto l'invito a tutti i partecipanti a inviare le eventuali domande sulla chat di YouTube, così ci sarà poi la possibilità alla fine della presentazione per i referenti aziendali di dare una risposta in tempo reale. Grazie intanto della presenza ad Alessandro e Antonino. Ci sarà qualche altro vostro collega collegato o No, siamo noi, Massimo, attualmente siamo noi? noi, siamo noi Perfetto. due. Allora possiamo direi cominciare questa presentazione. Vi passo la parola e lascio a voi il Grazie racconto dell'azienda. mille. Grazie. Grazie a te, Massimo. Allora, mi presento, sono Alessandro Pagani e sono uno dei tre co-founder di Acube. Acube è una startup innovativa che nasce esattamente il giorno 31 luglio del 2018. Il momento in cui nasce coincide, e non è ovviamente un caso fortuito, ma è voluto, con quello che da lì a poco avrebbe segnato un cambiamento epocale per quanto riguarda il mondo della fattura elettronica. Infatti, Acube è un'azienda informatica che nello specifico si occupa di fatturazione elettronica. Ora proietto delle slide che mi possono accompagnare nella spiegazione delle attività di cui si occupa Acube. Perfetto, possiamo mettere anche eventualmente in modalità presentazione. Perfetto, così vediamo Ok. tutto lo schermo. Grazie. Grazie a te Massimo. Allora, come dicevo, Acube nasce accreditandosi presso il sistema di interscambio. Questo perché? Perché per quei pochi che ancora non conoscono quello che è stato il 2019 per la fatturazione elettronica, spiego brevemente che se fino alla fine del 2018 per emettere una fattura bastava un semplice editor di testo, quindi chiunque era in grado di poterlo fare, con il 1º gennaio del 2019 entra in gioco il sistema di interscambio, che è quell'ente dell'Agenzia delle Entrate che fa sì che per emettere una fattura elettronica in territorio nazionale, valida ai fini di legge, debba essere in un formato specifico, esattamente l'XML, e debba essere validata dal sistema di interscambio. Questo fa sì che Acube si collochi come intermediario e che nel mercato vada ad occupare quella fetta di intermediari, quel settore occupato dagli intermediari, che fa sì che le software house che tra i propri prodotti avevano dei gestionari, dei software che contenevano il modulo della fatturazione, debbano essere accreditati presso il sistema di interscambio per poter continuare a permettere ai propri clienti di poter emettere delle fatture. Ovviamente è un onere non indifferente quello di accreditarsi presso il sistema di interscambio, tant'è che noi, appunto, essendo degli intermediari, ci collochiamo a metà strada tra quello che è la fattura elettronica inviata da un cliente della software house al sistema di interscambio, in quanto, appunto, essendo accreditati, abbiamo il titolo per poterlo fare. La tecnologia su cui si appoggia questa infrastruttura è una tecnologia fatta di API REST. Comunichiamo con protocolli JSON e non solo XML, quindi nel caso in cui arrivi un JSON viene trasformato in XML. Ci avvaliamo di webhooks e quello che ci contraddistingue rispetto ai nostri competitor sono innanzitutto l'istantaneità del processo, in quanto il sistema noi forniamo immediatamente, dipende anche dal sistema di interscambio, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando il sistema di interscambio
dà delle risposte rapide, noi siamo in grado di comunicare immediatamente al cliente la notifica della fattura attiva, ma poi oltre a questo naturalmente riceviamo anche le fatture passive che convogliamo tramite il codice destinatario al destinatario che ha effettuato l'acquisto, e forniamo del supporto direttamente ai nostri clienti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale, e soprattutto per poter testare la bontà tecnica dei nostri prodotti offriamo anche la possibilità senza impegno di testare il prodotto in ambiente sandbox. Oltre a questo, offriamo anche altri tipi di servizio complementari alla fattura elettronica, che sono la conservazione sostitutiva e la possibilità, essendo quello che abbiamo sviluppato noi, un sistema informatico che non prevede interfaccia utente, però per coloro che dovessero avere necessità di fruire di una interfaccia in cloud per poter gestire, per poter permettere all'utente finale di gestire le fatture, lo può fare tramite l'ausilio dei nostri partner. Il Witness, che è un conservatore accreditato Agit per la conservazione sostitutiva, e Synchronic invece, che inizialmente il nostro cliente, poi avendo apprezzato il prodotto, ha pensato di entrare in collaborazione con noi e ci fornisce il White Label, di cui ho accennato poco fa, un software in cloud che consente appunto la gestione delle fatture elettroniche tramite interfaccia grafica. Questa slide riepiloga l'iter burocratico legislativo che ha avuto la fattura elettronica, ma che cosa c'è di importante in questa slide? L'importante è notare che l'Italia è stato il primo paese all'interno della comunità europea a dover gestire la fattura elettronica a livello obbligatorio. E questo non perché noi siamo particolari, ma soltanto perché siamo stati designati come capofila di quello che sarà lo stesso destino anche per gli altri paesi membri della comunità europea. Questo colloca Acube in una posizione di privilegio, in quanto qualora dovesse subentrare l'obbligo anche negli altri paesi, Acube avrà già accumulato l'esperienza necessaria in territorio nazionale per potersi poi proporre anche all'estero. Poi cos'altro dire di Acube? Queste sono delle caratteristiche tecniche che ha il nostro prodotto, rispecchia gli standard OpenAPI 3.0, la documentazione è in inglese per poter dare la possibilità anche a coloro che, anche ai player di altri mercati, di integrare il nostro prodotto. E le caratteristiche, altre caratteristiche salienti sono la versatilità del prodotto e la facilità di integrazione. Come dicevo poco fa, il Acube parte quindi con operativamente 2 anni fa, e nella strada facendo mette insieme un parco clienti composto da circa 100 unità, composto prevalentemente da software house che necessitano di dover emettere fatture senza essere accreditati al sistema di descambio per i propri clienti, scusate se mi ripeto ma è un concetto importante, e poi anche le piattaforme di e-commerce che vendendo prodotti o servizi online a chiusura del ciclo attivo, quindi a chiusura della vendita, sono costrette a emettere fattura. Lo possono fare in real time integrando le nostre API. I numeri raggiunti fino ad oggi sono, come dicevo in precedenza, circa un centinaio di clienti, che poi si traducono in circa 2.400 utenti finali, che questo effetto moltiplicatore è dato dal fatto che le nostre software house a loro volta hanno diversi clienti con i quali noi non abbiamo contatto, che però di fatto ogni qualvolta emettono una fattura o la ricevono da un proprio fornitore, sfruttano il nostro servizio. Le fatture che vedete riferite al 2020 sono circa 3 milioni, che si vanno a sommare ai 2 milioni del 2019 per un totale ad oggi di circa 5 milioni. Ecco, adesso lascerei la parola ad Antonino che vi spiegherà quali sono i progetti futuri, perché grazie, non ci limiteremo a quello che ho detto io adesso. Perfetto, perfetto. Io mi presento, sono Antonino, il CTO e co-founder di Acube. Come ha specificato prima Alessandro, siamo una startup relativamente giovane, quindi oltretutto quello che state vedendo è un pitch,
quindi vi diamo anche l'informazione che noi attualmente siamo in fase di seed, quindi stiamo presentando il nostro progetto a degli investitori italiani ed esteri. Quindi il progetto per noi chiaramente è, in quanto startup, è quello di crescere, e abbiamo tre aree in cui vogliamo andare ad agire. Il primo è espandere i nostri confini dall'Italia all'Europa. Per far questo andremo a accreditarci ad un circuito europeo chiamato PEPPOL per l'interscambio di documenti digitali. Il secondo punto è quello di entrare nel mondo dell'open banking, quindi andando a sfruttare le direttive della PSD2, dopo vi spiego meglio come. E il terzo punto è quello di andare a creare integrazioni automatiche tra la nostra piattaforma e terze parti. Si può cambiare, Ale? Grazie. Allora, per quanto riguarda l'avvio, diciamo, della nostra attività oltre i confini italiani, abbiamo identificato due nazioni particolarmente attraenti per noi: la Francia, perché ha già dichiarato che entro il 2025 raggiungerà lo stato attuale italiano per quanto riguarda la fatturazione elettronica. Alessandro, come diceva prima, ha precisato che l'Italia è capofila in Europa perché siamo i primi che hanno portato l'esperienza della fatturazione elettronica obbligatoria in campo B2B. La Norvegia anche è una di quelle nazioni interessanti per noi, perché intanto hanno già la fatturazione elettronica obbligatoria per fatture verso la pubblica amministrazione. E secondo, perché la Norvegia ha avuto un profilo di spicco, un profilo importante per la costruzione di quella rete PEPPOL europea che vi dicevo prima. Per arrivare a questo punto qua abbiamo deciso di costruire un nuovo prodotto, i Dockway. Questo prodotto permetterà si metterà, diciamo, a cappello di vari enti governativi e permetterà l'interscambio tra una nazione di documenti anche tra nazioni diverse. Quindi andrà a risolvere un problema che attualmente è altamente difficile da risolvere. Oltre a dare chiaramente strumenti per la gestione della fatturazione dei documenti digitalizzati, come l'invio, la trasformazione in PDF e via dicendo. Altro punto fondamentale è quello del trattamento dati. Quindi noi, come avrete capito anche dalle parole di Alessandro, trattiamo una grossa mole di dati. La nostra intenzione è anche andare ad applicare algoritmi di data mining, intelligenza artificiale, questi dati, per recuperare informazioni che poi possono essere interessanti, chiaramente, per i nostri clienti. Ok, quindi l'idea alla base è quella di espandere l'infrastruttura per portare, diciamo, canali di comunicazione con i vari governi, mettere a cappello un'infrastruttura sopra e poter far parlare questi, diciamo, questi pezzi del puzzle tramite la rete PEPPOL. L'altro punto in cui vogliamo investire è quello dell'open banking, come dicevo prima. È una rivoluzione che è iniziata da pochissimo, quindi se avrete sentito parlare e avrete sentito nominare parecchie volte il termine fintech, che praticamente indica le startup che operano nel settore finanziario. Ciò che ha reso possibile questo è stata la direttiva europea del 2019, la PSD2, per cui le banche europee sono, tra virgolette, obbligate ad esporre informazioni e funzionalità a terze parti. Ecco, noi stiamo attualmente cercando un partner tramite cui poter portare avanti questo tipo di operazioni, un partner che ci permetta chiaramente di operare nel settore PSD2. I vantaggi e le funzionalità che potremmo portare alle aziende sono tanti, tra cui, prima di tutto, la richiesta di pagamento di una fattura bypassando i circuiti dell'home banking. Questo chiaramente permetterebbe e porterebbe ad ulteriori vantaggi.
Il primo tra tutti è la riconciliazione automatica delle fatture, quindi il processi automatici tramite cui un'azienda nel gestionale conosce esattamente lo stato di cash flow reale e la riconciliazione delle relative fatture. Altro punto importante che la PSD2 ci potrebbe portare ad avere è quello del credit scoring, quindi conoscere ad esempio la solvibilità e quanto un'azienda Soldoni è una buona pagatrice, ad esempio. Ok, l'altro punto, il terzo punto tramite cui vogliamo crescere è quello delle integrazioni, quindi vogliamo portare le nostre API in diverse piattaforme. Questo chiaramente ci porterebbe ad ampliare notevolmente la gamma di clientela che attualmente abbiamo. Il nostro prodotto sarebbe ovviamente più semplice da integrare per molte realtà e chiaramente la clientela attualmente, come diceva Alessandro, di iCube è formata da software house e portali e-commerce, tutte realtà che in realtà hanno un reparto IT al loro interno, quindi che possono portare avanti l'integrazione. Quello che vogliamo provare a sviluppare qui sono chiaramente integrazioni che semplificano l'introduzione e l'onboarding di nuovi clienti. Ecco, ci andremo a concentrare soprattutto su SAP, che è una delle piattaforme non scoperta, però su cui ci può essere mercato, e poi su alcune piattaforme e-commerce, come ad esempio Shopify, Magento e tante altre. Ecco, direi che questo è tutto, questi sono i nostri tre faccioni. Direi che è tutto, se ci sono domande siamo qua per rispondere, non so se Alessandro vuole aggiungere qualcosa. Ma io sì, grazie Antonino, vorrei sottolineare una cosa importante, e cioè che noi siamo un'azienda che opera nel settore informatico, come avrete sicuramente capito da questa chiacchierata di 20 minuti. Noi siamo un'azienda che opera in un settore moderno e allo stesso tempo è un'azienda moderna. Siamo a caccia di talenti informatici che possano prestare la propria opera nella maniera più informale possibile, tra le proprie mura domestiche, perché ormai tra la situazione che stiamo vivendo e la tecnologia che abbiamo a disposizione, io ad esempio sto parlando da Busto Arsizio in provincia di Varese, l'altro socio è di Monza, la sede legale è a Milano e Antonino, che è il cuore pulsante dell'unità operativa, è a Ferrara. Questo significa che non abbiamo confini, per poter lavorare con noi basta, è sufficiente una buona connessione internet e un notebook, e qualora invece servisse l'opportunità, la necessità, scusate, di avere supporto tecnico sul posto, c'è appunto l'ufficio di Ferrara occupato da Antonino. Abbiamo aperto un indirizzo email proprio stamattina per accogliere eventuali curriculum che vorrete inviarci, che lascio adesso, purtroppo io non lo ricordo, lascio ad Antonino la possibilità di comunicarlo e sì. Niente, io non ho allora, nulla da aggiungere. L'indirizzo è jobs@cube.io, quindi inviateci tranquillamente candidature spontanee a quell'indirizzo. Preciso, come ha detto Alessandro, che noi eravamo remote worker già prima, tempi non sospetti del Covid, quindi abbiamo ad esempio collaboratori da Vienna, dalla Slovenia, da Roma, insomma siamo abbastanza distribuiti. Quindi grazie a tutti per l'attenzione. Ecco, l'ultima cosa, l'informalità che ci contraddistingue la si può testimoniare dalla felpa con cui mi sono presentato per un appuntamento comunque importante quale quello dell'Università di Ferrara. Grazie per questa presentazione. Una domanda in chiusura di intervento legata alle possibilità di tirocini, sia curriculari che extracurriculari. È possibile? Sì. Assolutamente sì, anzi ne abbiamo attualmente uno in fase di definizione proprio dall'Università di Ferrara, dovrebbe cominciare a novembre, quindi assolutamente sì.
Ok, grazie. Il contatto mail nuovo è stato condiviso anche nei commenti per dare la possibilità ai partecipanti e a chi si è collegato di eventualmente candidarsi e scrivervi. Grazie. Grazie a te, Massimo. Buon lavoro, buon proseguimento. Ciao a tutti. Ciao a tutti.